Bella raga, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi, benvenuti, siamo ancora su FIFA e ancora con una rebuilding per l'ennesima volta con il Milan. Vi ricordo ragazzi di arrivare a 5000 mi piace e domani esce il torneo delle regioni. Inoltre ragazzi, seguitemi su Instagram perché oggi qualcuno ricambio, quindi date un'occhiata, non vi costa nulla seguirmi, bella, vi aspetto. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo anche OneFootball, la miglior app calcistica da scaricare qua sotto in descrizione, e direi di non perdere altro tempo perché questo Milan ha proprio bisogno del nostro aiuto. Allora, vi dico già che ho intenzione, mi sono un attimino studiato prima di fare questa rebuilding, il modulo del Milan, e sono arrivato alla conclusione che secondo me il modulo perfetto per questo Milan sarebbe un 4-2-2-2, cioè con, vabbè, la difesa 4 solita, i due centrocampisti centrali, che in questo caso già li abbiamo e sono comunque Bakayoko 23-81 e che voi direte, ma ZV sono in prestito. Sì ragazzi, sono in prestito, ma come sempre le rebuilding le facciamo durare solo un anno e quindi vanno benissimo perché non spendiamo un euro. Poi ragazzi, i due COC, i due trequartisti, in questo caso per ora appunto sarebbero Paquetà e Suso, anche se Suso andrebbe via. Purtroppo Suso verrà sacrificato perché ho in mente di far arrivare altri giocatori magari proprio precisi per quel ruolo. E in attacco ovviamente Piontek rimarrà titolare e per adesso c'è Cutrone come appunto seconda punta. Però anche qua ci sarà una sorpresa ragazzi. La difesa per adesso la possiamo lasciare così, comunque ho dei giocatori anche in difesa da comprare. Il Milan in panchina comunque qualche 80 ce l'ha. Poi adesso ragazzi andiamo a fare subito il mercato e provate a dirmi la vostra qua sotto nei commenti raga. Ma secondo voi il Milan quest'anno nella vita reale riuscirà ad andare in Champions? Nella seconda parte di stagione il Milan era partito a bomba, stava facendo le cose benissimo e poi si è un pochino fermato. Secondo voi arriva in Champions o no? Vabbè, comunque FIFA qua come sempre distrugge tutto, dopo sistemo. Vi voglio far vedere raga il mio hub mercato. Allora fatemi un attimo sistemare. Ok, io vorrei prendere un difensore centrale, un terzino sinistro, un COC, quindi un trequartista, e un ATT. Allora, come difensori centrali ho visto Nacho Fernandez del Real Madrid, che qua mi dicono non si priveranno di questo giocatore, è troppo importante per il club, quindi non so. Lindelof del Manchester, che ha 23 anni 81, costa intorno ai 20 milioni, e ho visto che comunque cresce tantissimo, quindi lo potremmo affiancare a Romagnoli. E Gabriel Paulista, che ha 27,82, quindi parte con un overall in più rispetto a Lindelof, però ha 27 anni e cresce ovviamente un pochino di meno. Come terzino sinistro ho messo in questa speciale appunto lista Tagliafico, che però purtroppo mi dice il giocatore si è appena trasferito e non ha la clausola rescissoria, quindi niente Tagliafico. E rimangono Danny Rose del Tottenham, che secondo me con 20 milioni lo possiamo prendere, 27,81, oppure Alex Telles. Costa molto di più, quindi bisogna vedere appunto quanti soldi potremmo investire per un terzino sinistro. Io ora come ora andrei su Rose, perché comunque a 81 è un buon terzino, quindi ora vediamo. Comunque passiamo adesso dai COC. Allora, i COC sono Kai Havertz, 19 anni 83 del Bayer Leverkusen, cioè giocatore pazzesco, 19-83. Immaginatelo sulla tre quarti insieme a Paquetà, cioè qualcosa di spettacolare, io lo vorrei prendere. E nel caso non dovessimo riuscire a prendere Havertz, perché comunque costa abbastanza, ho inserito Donny van de Beek, fenomeno, ha pure segnato con l'Ajax, tra parentesi. Sì, che squadra che è l'Ajax. Lui con 25-30 milioni lo portiamo a casa ed è un 21-80 se non erro. Mentre invece come prima punta io vorrei prendere lui, Timo Werner, in onore del Green, che saluto, bella Grinone. Costa parecchio, però comunque insieme a Piontek e nel caso Havertz, che squadra ragazzi andremo a creare. Comunque ovviamente per fare questi acquisti dobbiamo un attimino andare a vendere, perché abbiamo 89 milioni, però non so quanto ci possano bastare. Allora io come sempre avanzo un pochino, perché per Suso mi dovrebbero arrivare delle offerte. Cioè di solito mi arrivano sempre delle offerte per Suso in qualsiasi carriera che abbia mai fatto con il Milan. Di solito arrivano offerte per Suso. Aspettiamo, poi nel caso dopo lo mettiamo in vendita. Ci sono anche altri giocatori da mettere in vendita. Offerta di 21 milioni per Rodriguez, Riccardo Rodriguez. Allora andiamo a trattare col Bournemouth. Di solito le squadre di Premier League hanno tanti soldi, quindi ragazzi io vi consiglio sempre di tirare abbastanza
alto nelle trattative. Infatti, vedete, 26 milioni accettano. Secondo me avrebbero accettato anche i 28. Soldi che poi comunque appunto andremo a reinvestire sul terzino sinistro, perché Ricardo Rodriguez è il terzino sinistro. Ok, venduto Rodriguez, perfetto. Offerta di trasferimento per Çalhanoğlu all'Inter. What? All'Inter? Ma veramente, fai FIFA? Vabbè, io tratto, però mi sembra abbastanza strana come trattativa. Io per Çalhanoğlu chiedo 30 milioni. Di meno, sinceramente, mi sembra di buttarlo via questo giocatore. No, 25 milioni no, cara Inter, carissima Inter. 29 milioni oppure rifiuto. E infatti, accettano. Sinceramente Çalhanoğlu non sarei mai andato a venderlo, però un'offerta di 30 milioni comunque abbastanza importante per Çalhanoğlu. Comunque non sarebbe titolare al Milan, nel Milan che vorrei fare io, quindi ci può stare. Offerta del Beşiktaş per Biglia. Biglia, please, come to Beşiktaş. Lel. Comunque 16 milioni per Biglia, te lo porto in braccio. Però sapete che io vado sempre a chiedere un pochino di più. Chiediamo 20 milioni alla squadra turca e accettano. Bravi. Ok, venduto Çalhanoğlu ci arrivano 26 milioni. Venduto Biglia ci arrivano 17 milioni e mezzo. In prestito Laxalt neanche morto. E tra l'altro, ragazzi, voglio far leggere questa cosa: il Sassuolo tratta col Bayern Monaco per Robben. E non è Cerce, è proprio Robben. Comunque, allora, andiamo nel hub mercato. Quindi io direi di iniziare subito a trattare per Kai Havertz. Anche perché abbiamo venduto Çalhanoğlu, quindi adesso dobbiamo comprare subitissimo un COC. Offerta per il cartellino, io parto piano. Ti offro 40 milioni, che comunque è sopra il tuo valore attuale. 60, ok, sono anche giusti. Però vediamo se si riesce a fare tipo magari un pochino di meno. 55, dovresti accettare. 60 e 100, aspetta un attimo. Dai, 57 milioni, veniamoci incontro. 59 e 3, va bene ragazzi, per forza dobbiamo accettare. Accetto, spero vivamente che questo giocatore non sia un flop per questa rebuilding. E speriamo, perché le potenzialità per fare il devasto ce le ha. Tra l'altro ci fa risparmiare un botto di stipendio, perché secondo me con 100.000 accetta anche. E infatti, 100.000 di stipendio accetta, ottimo. Già che ci siamo, che dite? Andiamo a provare anche a comprare Alex Telles. Anche perché i soldi li abbiamo fatti da Ricardo Rodriguez. No, inizia la trattativa ovviamente, non pago la clausola. Allora, offerta per il cartellino. Gli offriamo 35 milioni. Sono parecchi per un terzino sinistro, lo so ragazzi. Oddio, 58? Mamma mia. Poi come lo prendiamo Werner? Non lo so. 38, io arrivo massimo a 40 ragazzi. E poi niente, no. Chiede troppo, quindi andremo su Rose. Mi interessa di più, ragazzi, l'attacco. Alex Telles, lasciamolo qua. Poi, nel caso vendessimo qualcuno, torniamo. Ma dobbiamo ancora comprare il difensore centrale, il TS e l'ATT. Quindi, allora facciamo una cosa: andiamo a comprare subito Timo Werner. Poi, ragazzi, ovviamente abbiamo anche i soldi di un'eventuale cessione di Suso. Quindi, dopo vedremo. Io gli faccio un'offerta abbastanza alta fin da subito: 50 milioni. Chiedono 59 milioni. Ottimo, perlomeno non ci fanno spendere un capitale e mezzo. Facciamo 55 milioni e 2. Vediamo se. Oh, inaspettato. Unexpected. Ma accettano, perfetto. Allora, durata contratto 4 anni. Ok, ignora clausola rescissoria. Quanto vuoi? 82.000? Vieni. Ragazzi, la nostra squadra sta prendendo forma. Guardate qua che carina. Piontek, tra l'altro, è anche cresciuto. Paquetà pure. Suso, ragazzi, è fortissimo. Nelle carriere fa sempre un sacco di assist e gol simulando. Però, cioè, abbiamo Havertz. Volendo potremmo mettere anche Paquetà come centrocampista centrale insieme a Bakayoko e spendere gli ultimi soldi che abbiamo per prendere un terzino sinistro, anche perché Caldara comunque è anche abbastanza giovane, volendo. Allora, iniziamo ad andare a comprare Danny Rose. Poi vediamo che cosa succede. Provo ad offrire tipo Zapata come scambio. 9 milioni e mezzo più Zapata, che dici? Allora, gli ho offerto 14 milioni e mezzo più Zapata. E dobbiamo aspettare, quindi aspettiamo. E intanto io ovviamente simulo ancora un pochino. Sono sempre più indeciso se vendere o meno Suso, ragazzi. Sono veramente indeciso, non so cosa fare. Allora, offerta per il trasferimento di Montolivo. Ciao Montolivo. E per Rose invece ancora non sono d'accordo. Quindi andiamo a trattare un attimino. Dai, 15 milioni più Zapata. È tanto, fidati, è tanto. 16 milioni e 8 più Zapata. Che palle, veramente. Dai, gli offro 100.000 di stipendio. In teoria dovrebbe accettare. E accetta, perfetto. Arriva anche Danny Rose. Ragazzi, la squadra sarebbe questa. Io devo essere sincero, Suso lo tengo. Non è più in vendita, ragazzi, non lo vendo più. Proviamo magari a vendere tipo dei giocatori extra. Magari tipo, Bertolacci e Montolivo. E già abbiamo anche qualche soldino. Paquetà viene un attimino sacrificato come centrocampista centrale, non come trequartista, perché comunque Havertz e Suso hanno alle spalle di Werner e Piontek, quindi possono fare veramente bene. Vedete che mi arriva l'offerta per Suso. Offerta per Suso dal Napoli, che però
rifiuto, ormai appunto ve l'ho detto, Suso non è più in vendita. E già che ci siamo, proviamo a simulare questa partita fuori casa di Supercoppa contro la Juve. Probabilmente perderemo perché siamo fuori casa, però vediamo un attimino magari come gira la squadra. Cosa è successo? Verso va pareggiato al 120esimo, abbiamo perso i rigori. Comunque, dai, con gli ultimi soldi che abbiamo, ragazzi, andiamo su Lindelof. Io lo vorrei appunto al posto di Caldara, perché Lindelof comunque è un giocatore che cresce veramente tanto. Abbiamo 42 milioni, quindi in teoria ce lo dovremmo fare. Lui costa circa 21-22 milioni, quindi io gli faccio un'offerta di 26 milioni. Cazzarola quanto chiedono. Ok, già 33 milioni vanno benissimo, dai, perfetto. Quindi ragazzi, questa è la formazione completa. Lindelof e Caldara hanno entrambi 81, quindi vedrà il mister chi far giocare. Io comunque sono stato il presidente e gli ho comprato degli innesti. Oh, secondo me è una bellissima formazione questa. Io adesso simulo tutto e vediamo appunto cosa riusciamo a fare. Vi ricordo che siamo anche in Europa League, quindi ci vediamo dopo, raga. Ok ragazzi, ci siamo, andiamo a fare la prova del 9, vediamo dove siamo arrivati in campionato. Quinti, ragazzi, quinti, cioè veramente veramente. Fatemi un attimo vedere tipo anche in Coppa Italia dove siamo arrivati. Ha vinto il Napoli la Coppa Italia e noi siamo usciti proprio contro il Napoli in semifinale, ovviamente. Europa League invece, regà, andiamo a vedere. No, cazzo, in finale abbiamo perso. Porca miseria, oh, contro il Monaco. Abbiamo battuto il Valencia, l'Hoffenheim, poi cos'altro abbiamo battuto? Il Genk, il Red Bull Lipsia. E alla fase gironi comunque siamo passati da secondi, tra l'altro. Che palle, almeno l'Europa League potevamo vincerla. Andiamo a fare un recap di tutti i nostri giocatori comunque. Donnarumma più 4, spettacolo. Calabria più 3, poi Caldara più 2, Romagnoli più 2, Lindelof più 2, è diventato un 83, vedete? Grande acquisto. Rose ha fatto 5 gol e 4 assist, quindi il suo l'ha fatto a 28 anni, non cresce. Bakayoko più 1, poi altri giocatori comunque, Castiglieo più 2, ha fatto anche bene. Buonaventura è rimasto uguale, che sì più 2, ha fatto tantissimi gol. Havertz, boh, mi aspettavo sicuramente meglio, è cresciuto, però mi aspettavo sicuramente meglio. Paquetà più 3, lo sapevo che sarebbe cresciuto così, ha fatto anche tanti gol, quindi grandissimo. Suso, di solito faceva più gol e più assist, boh, ovviamente lo usiamo noi, non fa tutti quei gol. Werner, diciamo che ha fatto il suo, perché è diventato addirittura 86 e 18 gol non sono pochi. E Piontek è cresciuto, è diventato 82, ha fatto 12 gol. Cutrone più 3, è diventato 80 con 8 gol. E niente, questo era tutto, ragazzi. Boh, la squadra sinceramente è una squadra bella forte. Siamo andati vicino ai nostri obiettivi, però anche in questa rebuild non ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino in fondo. Comunque ragazzi, fatemi sapere la vostra come sempre. Noi ci riproveremo, perché non bisogna mai mollare. Quindi ragazzi, da ZV è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!